Sì, Bayer. Ne sono al corrente, sì. Sì. Sparatorie in tutta la campagna. Si sono scatenati. Cosa state facendo, ragazzi? Qui non si può stare. Ma avete i permessi? Sì, signore, abbiamo avvertito. Abbiamo mandato la comunicazione una settimana fa. Quante volte vi sarà capitato che durante un evento o un raduno privato dove vi state addestrando, nonostante abbiate realmente avvertito le autorità preposte, vi abbiano interrotto sul più bello e rovinato quello che stavate facendo? Ovviamente tutte queste situazioni non si contano, anche perché accadono moltissime volte, che poi sono successe quasi tutte allo stesso modo e diciamo l'inizio è sostanzialmente questo. Pronto, pronto, maresciallo, qui sotto c'è gente strana, c'è gente vestita da militari, non si capisce bene, non lo so cosa fanno e parlano, si sono passati una bottiglia, c'è scritto Ammuchina, c'è scritto Ammuchina. Mandate una pattuglia, maresciallo, per... Io penso che questa gente debba essere fortemente squartata. Ernst, come sempre, tu sei un inguaribile esagerato. Ad ogni modo, ragazzi, il problema è reale, perché sostanzialmente queste cose succedono perché le persone non sanno cosa sia la rievocazione storica. È anche vero che viviamo nell'epoca in cui il terrorismo e il post-11 settembre in generale non permettono la tranquillità di svolgimento. L'11 settembre ha cambiato notevolmente le nostre vite, un po' come purtroppo sta succedendo adesso con il coronavirus, ma affinché il transito dal mondo di prima a quello di oggi, per non esagerare, sia comunque più semplice, occorre spiegare quello che una persona fa. Nel video precedente ho introdotto il mondo della rievocazione. Oggi parlo per l'appunto del Renaissance e della Living History. Lo faccio in maniera molto breve, anche perché poi non c'è così tanto da dire, ma soprattutto bisogna vivere, bisogna sperimentare. La rievocazione storica, per l'appunto, come ho detto, si divide in tre grandi eventi: l'evento rievocativo, il palio, e i due eventi ricostruttivi. L'evento di Renaissance, che ricostruisce un evento specifico, e la Living History. Living History, per l'appunto, è la ricostruzione archeologica di un momento storico e quindi rivivere a 360 gradi la dimensione dell'epoca. Personalmente io non ho preferenze, mi piacciono entrambe. Cosa si fa durante il Renaissance? Si prende in considerazione un ipotetico reparto militare, una classe sociale, un gruppo politico, qualsiasi cosa, ragazzi. E lo si riporta in vita fedelmente, basandosi per l'appunto su fonti primarie. Per fonti primarie si intendono le foto, come nel caso della guerra mondiale, oppure i vari libri, le incisioni, a seconda di quello che l'epoca vi mette a disposizione. Sono utili anche le testimonianze indirette, ma devono essere sostenute da una logica e comprovata base storico-scientifica. Ma in quest'epoca in cui disponiamo di OPAC, archivi digitalizzati, musei interi messi online, non penso sia difficile reperire qualcosa che possa aiutarvi. Quindi muovete il culo e fate la vostra ricerca storica. I professionisti ci sono, ragazzi, al di fuori di me anche ci sono tantissime persone che sono disponibili ad aiutarvi. Quindi non abbiate mai paura di chiedere. L'errore non è sbagliato, ma dipende come lo fate e perché lo fate. Se avete bisogno di indicazioni per ricostruire qualcosa, io sono a disposizione, altri rievocatori sono a disposizione, possiamo farvi un elenco di negozi dove acquistare le cose, ovviamente in forma privata. Tu dica sempre cose a uso e consumo, marrano. No, caro Ernst, non dico cosa d'uso e consumo, ma c'è una logica dietro e tu lo sai.
Persone sempre credere che di evocazione storica esse carnevalata, ma carnevalata non essere. Esatto, Ernst. Quindi abbiamo il dovere di dire le cose come stanno. Non credi? Per una volta sono d'accordo con te. Ad ogni modo, ragazzi, la Living History è quanto di più completo ci possa essere, in forma privata o anche pubblica, di rivivere un evento storico. Presuppone una grandissima conoscenza di base e soprattutto anche il coraggio di rivivere l'epoca con le stesse modalità e le stesse fatiche del periodo. Un esempio sono per appunto i parchi tematici, come ce ne sono in Scandinavia, che ricostruiscono determinate situazioni. In quel caso si parla per l'appunto di vichinghi, gente che il cellulare non lo vede per 4-5 mesi, non vi sto prendendo in giro. Ma vediamo un poco, 4 mesi senza servizi, ma terribile questa cosa! No, caro amico mio, ci sono delle strutture preposte ai parchi che garantiscono i servizi basilari. Niente è fatto al di fuori della logica o della cognizione di causa. Ma mi piacerebbe saperne di più, perché io ho paura che ci sono le persone in giro malvagie, le persone cattive. Give me a moment. Giuseppe Conti is coming. Allora ragazzi, il metodo migliore per poter fare il vostro evento di reenactment, living history o anche di rievocazione storica, ma lì andiamo in un altro settore, è quello di avvertire sempre le autorità prevoste. Vi ricordo inoltre che gli sponsor, se si tratta di cose pubbliche, sono fondamentali. Assicuratevi quindi di avere una partita IVA e soprattutto di essere in regola con i permessi. Per quanto riguarda invece lo svolgimento privato, cercate di informare non solo le autorità, ma anche i vostri vicini. Essi debbono sapere che state facendo delle cose in divisa. Quindi bisogna essere sempre in regola e avvertire la comunità di quello che si sta facendo. Se no si va nel rischio di procurato allarme e sapete bene cosa succede. Non è una questione di persone cattive, è semplicemente una questione di buon senso. La Living History per l'appunto richiede una preparazione molto grande, quindi a maggior ragione al di fuori del raduno rievocativo e quindi del reenactment procuratevi tutti i permessi necessari. Tra l'altro vi suggerisco di accompagnare questi eventi privati o non a finalità pratiche, in parole povere preparare un progetto che sia socialmente utile. Poi potete condividerlo su Facebook, su Instagram, dove volete, ma se il vostro gruppo si dimostra in linea con una funzione sociale, state tranquilli che non avrete problemi di alcun tipo, a patto che rispettiate la legge e informiate la comunità. Non mi stancherò mai di ripeterlo, però questa prassi è molto importante. Non si può pensare di fare rievocazione senza dare avviso. Soprattutto quella militare, ragazzi, è imprescindibile, non ci si può far nulla. Per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale, ma in genere ogni epoca, evitate accostamenti ideologici. La rievocazione è apolitica e si distanzia da qualsivoglia natura di conformazione o rappresentanza di essa. Nella Living History, invece, è molto importante saper valutare le nature e soprattutto la capacità del terreno che vi apprestate a modificare. Questo perché molto spesso la Living History presuppone una costruzione in un luogo, da un'ipotetica palafitta a un bunker. Ne ho citate due, però fondamentalmente il modus operandi è questo. Quindi assicuratevi di essere in regola e di sapere perfettamente quello che andate a fare. Ah sì, bene, adesso ho capito, siete bravi ragazzi, se volete venire a zappare il mio orto sarei contento. Nessuno zappa l'orto di qualcun altro, ma si tratta di un'attività che vede in prima persona l'investimento in voi stessi. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Questa sera Ernst stranamente ancora non ha rotto le scatole, ma penso che avrà qualcosa da ridire.
Vi auguro una buona serata, ricordatevi, state a casa e teniamo duro. Andrà tutto bene. Un abbraccio. Cucini da schifo, vergognati.